Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. E in questo video, come avrete letto dal titolo, è un video mukbang. Scusate i capelli, ma hanno avuto giorni e anni migliori, ma li sto facendo ricrescere. Scusate anche le tette, ma ce le ho, quindi amen. Iniziamo con il video. Come avrete letto dal titolo, è un video di 5.000 calorie, perché ogni fetta c'è tipo 200 calorie. Ora, se riesco, ve la mostro. Guardate che bello, non so se si vede. E vi faccio vedere anche l'altra. Praticamente è metà salame e metà cheeseburger e vengono con questa cosa d'aglio, che è tipo una maionese con l'aglio. E questa è la mia pizza preferita, cioè io la amo. Questa è stupenda. Baby, you are the best. Non so se riesco a riprendere il cibo mentre mangio. E questo è il mio piatto preferito qua in Inghilterra, cioè io le amo. I love Domino's. Adesso capisco Trisha perché dice sempre che lei ama Domino's, perché è stra buona. So che mo sta aprendo pure in Italia, quindi se la trovate, cioè se la trovate nella vostra città, provatela. Quella cheeseburger. Ditegli che ve la raccomanda Baby Gay. Ok, iniziamo. Baby, you are the best. Che poi sto facendo sto mukbang perché in teoria dopo questo pasto mi dovrei mettere a dieta. Quindi è tipo l'ultima cena. È un po' fredda, ma perché quello ci ha messo tipo un'ora ad arrivare. Io stavo tipo davanti alla porta, già presente quando si dice aspetti il corriere? Io stavo tipo così, voglio mangiare, voglio mangiare. Anche se in verità non ho tanta fame perché tipo non so se pure a voi vi capita. Quando mangiate, quando bevete il caffè a pancia vuota, che poi vi viene la nausea. È buonissimo. Paura a mostrarvi il cibo vicino perché quando ho fatto un altro mukbang me era cascata tutta la marmellata sulla tastiera. Quindi, mo' meglio evitare. Baby, you are the best. Pure questa salsetta all'aglio è buonissima. Che io praticamente ci puccio la crosta. Così. E poi la pizza insieme al sushi è uno dei cibi più buoni di questa terra. Ed è l'unico cibo che percepisco che mi capisce. Questa pure è buonissima, tipo peperoni, no? Che qua peperoni non è il peperone, ma è il salame. Non so se si vede. Eppure questa è buonissima. Io la prendo sempre così, metà cheeseburger e metà peperoni. Oh. Boyfriend will cheat on you. Friendship is a fucking fake. Family will disown you. Ma pizza is forever and we always love you. Come dice Trisha, praticamente dice che il ragazzo ti tradisce. Le amicizie sono false. La famiglia ti disonora. Invece la pizza è per sempre e ti amerà per sempre. È buonissima. Come detto prima, è un po' fredda, però quello ci ha messo gli anni di Cristo ad arrivare. Ora vi faccio vedere una fetta. Questa invece è la cheeseburger, che sopra c'ha i cetriolini, tipo la salsa quella del Mac. I pomodori e il macinato.
Questa è buonissima. Cioè, sembra proprio di mangiare un cheeseburger. Anche se la mia pizza preferita qua, però il Domino's non la fa, è quella con il pollo fritto, i waffle e lo sciroppo d'acero. Cioè, io ve la stra consiglio di provare. È veramente una delle cose più buone di questo mondo. Che poi veramente, cioè, il cibo è una delle cose più buone di questo mondo. Io lo amo. Questa calda è la fine del mondo. Infatti, tipo, non so quanti napoletani stanno guardando questo video e si stanno suicidando, ma questa non è buona, cioè non è paragonabile alla pizza italiana, però Domino's è la migliore. Io lo amo, infatti se torno in Italia spero sia aperto perché mi mancherà in caso torno in Italia. Voi invece come va? Tutto bene? Che poi mo sto vedendo che stanno facendo Ciao Darwin. Io mo non voglio creare una polemica, però diciamo che poi io avrei dovuto partecipare. Cioè, ero in trattativa con uno che ha detto che cercava. Non so se è passata la puntata. Sì, mi sa che è passata, però praticamente cercavano qualcuno per. Non so se faranno un'altra puntata. Però cercavano qualcuno gay. E diciamo, in teoria questo mi doveva chiamare. Cioè aveva il mio numero, mi doveva chiamare, però poi non mi ha più chiamato. Quindi io secondo me. Vabbè, non voglio creare flame. Però ho capito, cioè avrei dovuto, tra virgolette, partecipare, ma alla fine non è andata. Perché non mi hanno calcolato, ma perché non sono nessuno, capito? Ma dai, capelli. Ma da poi sto in fissa col nuovo album di Mischeta, cioè non so se l'avete sentito. Ci sta la mia preferita, vabbè, la mia preferita in assoluto rimane Le ragazze di Porta Venezia. Però ci sta una che fa 100 rose per te, pure quella è stupenda, che fa Orsetti rossi della Tudor. Poi c'è un pezzo troppo trash che dice io sono la Minetti e tu guai Pequeno, cioè io spero di trovare un ragazzo per farmi una foto e mettere quella didascalia. Cioè perché io amo, cioè, amo il personaggio che ha fatto Virginia Raffaele della Minetti, no? Cioè è talmente iconica. Che poi veramente, cioè, parlando perché Vittoria Gabella non fa più TV? Quando lei faceva quelli del calcio, io non seguivo il calcio perché non mi piace. Però quando, cioè, con lei era bello seguirlo perché erano più cavolate che calcio. Cioè, io posso fare tipo. Cioè, io la metterei tipo a condurre il Grande Fratello e vorrei partecipare se c'è lei che conduce. Cioè, io proprio la amo. Pure X Factor l'ho seguita, che mo non mi ricordo lei che aveva. Però io la amo come personaggio. Che poi cambia, ovviamente due pizze grandi così, se tu metti un codice che è 241 pizza, quindi se state in Inghilterra usatelo, cioè avete due pizze grandi così a 19 sterline che non è niente. Cioè capito, tipo se avete un appuntamento con qualche ragazzo, lo invitate a casa, gli farete trovare questa. E poi giù di soffoconi. Orsetti rossi della Tudor? O Tudor, non lo veramente, la pizza è una delle poche cose che mentre la mangi ti rende felice.
Cioè, io non sto pensando a problemi o niente, penso solo a quanto è buona la pizza. Non sono una principessa quando mangio, però c'ho questo fetish. Però da sempre, pure quando ero più grasso, che mi piace proprio avere la bocca piena di cibo. Cioè, proprio piena in generale, capito? Infatti faccio sempre bocconi enormi perché ho sto fetish di sentire bene i sapori dentro ed averla piena. Cioè ogni ansia che uno ha quando mangia pasta. Sì, ma è come se stessi in paradiso. A parte i peli veri fanno schifo. Però capito, stanno in quella fase che le voglio far crescere. E poi sto operando perché io amo il biondo. Però è costoso, cioè fare sto bianco è costoso. Quindi stavo pensando, oddio, magari posso farmi. Pensavo tipo rosso. Come tipo c'è la Lindsay Lohan. Solo che non vedo perché poi mi spiace, cioè perché già questi sono rovinati, no? Tanto vale che li lascio biondi e me li faccio crescere. E poi, capito, me li faccio crescere, gli do un taglio paro a tutto, però me li lascio biondi. Orsetti rossi della Tudor. Che poi che trama, io ascolto sempre le ragazze di Porta Venezia di Mischeta, no? Che fa: siamo le ragazze di Porta Venezia, guidate dalla brama, forza con l'inerzia, panta della tuta, piumina vita alta. Io pensavo che, io ascolto 100 volte, no? Però, ma no, pensavo sempre che diceva panta della tuta più o meno a vita alta, invece dice piumino. Io quando l'ho scoperto ho fatto. Però io distorco sempre le canzoni, quindi. Io l'amo. Poi io non l'ho mai fatto in un video, poi veramente ci tengo a ringraziare perché tipo ieri ho pubblicato su Instagram la mia cosa di avanti un altro, però veramente mi sono reso conto che presso un concorrente ho fatto tra virgolette il bot, perché prima che la buttavano giù un ragazzo aveva pubblicato la mia parte di puntata qua su YouTube ed era arrivata a 12.000 visualizzazioni prima che la buttassero giù. Quindi io veramente mi credo, cioè, è un, vabbè, cioè a me non dipende, non è che mi piace fare TV. Cioè io tipo vorrei fare il programma con Enrico Papi perché lo amo. Il Grande Fratello, ma perché mi piace, cioè io vorrei farlo però condotto da Alessia Marcuzzi. Ma perché mi piace come programma, cioè. So che può sembrare tipo strano, però veramente a me del successo a livello di persone che. Cioè, mi fa piacere quelli che mi seguono, no? E li apprezzo perché mi lasciate i commenti. Certe volte pure belli, no? Che io dico, Dio, non me li merito. Però nel senso a me mi piacerebbe fare il Grande Fratello, non per la fama, ma per l'esperienza in sé, perché cioè, stai in una casa dove praticamente fai uscire le tue emozioni. E non c'è problemi esterni. Quindi sarebbe bello farlo. Ma appunto, cioè, a me capita di fare like su Instagram e cose del genere.
Non mi interessa. Se io lo vorrei fare, se io ogni cosa che faccio lo faccio per un'esperienza personale, capito? Non per un tornaconto a quel livello. Però, capito, facendo 2 più 2 per essere un concorrente e aver fatto 12.000 visualizzazioni è tanto. Cioè, non so se ogni concorrente fa così. A parte quella che rideva in modo strano, che quella è esplosa. Però anche Ciao Darwin, cioè mi sarebbe piaciuto fare la macchina del tempo, cioè non è che, cioè pure se mi avessero preso, non è che mi andava là e mi andava di stare seduto, capito? Cioè uno già che sta là è meglio che fa le cose più divertenti. Però pure quella io l'avrei fatta non per avere successo, ma proprio per ricordarmi quella cosa come un'esperienza fica. Cioè se uno va là e sta seduto tutto il tempo, che ci vai a fare, no? Vai là per fare un'impressione, capito? Sia negativa o positiva, ma almeno, come si dice, hai spaccato. No, che poi sì, capito, è bella fa, dipende perché, cioè io col senno di poi c'è ancora un punto interrogativo davanti un altro, però mi rendo conto più passa il tempo e più vedi le cose, nel senso dai tronisti di uomini e donne al grande fratello di Barbara d'Urso, che uno, cioè adesso è proprio un mondo chiuso, se tu non hai conoscenza e non ci entri proprio, dico a far concorrente, ma anche credo a Ciao Darwin. Cioè, se tipo tu sei un comune mortale come me, beh, non c'è niente di male, però o vai a fare l'eredità o avanti un altro, capito? Questi programmi che gli serve tanta gente per mandarli avanti. O anche, capito? Io vorrei fare quello di Enrico Papi perché io lo amo. Non so se l'ho detto, però io ho scritto una canzone su di lui e gliela voglio, cioè la vorrei fare così che magari la vede. Perché io da piccolo lo amavo. Forse ti lassi della Tudor. E poi dal lato vorrei tornare tutta bionda. Però un biondo bello perché l'ultima da cui sono andato mi ha rovinato. Però voglio fare un video a parte perché l'ho pagata un rene e mi ha rovinato. Cioè mi ha fatto tipo i capelli a Donald Trump. Questo è buonissimo. Forse ti rassi della Tudor.
To be honest, penso che la prossima me la mangio stasera perché mo so pieno. Però grazie per avermi seguito. Se siete arrivati fino a qua, scoprirete che le due pizze non le ho mangiate. Cioè, quell'altra me la mangerò stasera. Però nel titolo scriverò sempre 5.000 calorie mukbang, che ho fallito perché non le ho mangiate, però non è che sono una croava. Si dice croava, tipo, capito, uno che c'ha l'imbuto al posto della gola. Però è buonissima, se vi capita provatela, dategli una chance, anche due. Perché è buonissima. Che poi hanno cambiato pure l'impasto, perché quello prima ti faceva fare certe scuregge, invece questo te lo mangi e stai tranquillo. Io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se proverete questa pizza. Lo dico sempre perché YouTube penso sta fallendo. Attivate la campanella, lasciate un commento, mettete mi piace e noi ci becchiamo alla prossima. Grazie per avermi seguito, baci stellari!